progetto Giubileo della Luce coinvolge 44 siti distribuiti sul territorio nazionale con un ugual numero di committenti e un numero molto elevato di progettisti. Da qui è nata l'esigenza di sviluppare delle linee guida che provassero nel rispetto delle specificità locali a creare un filo conduttore tra i progetti. È proprio questo il punto fondamentale su cui si deve basare il concept di dominio tecnico, cioè riuscire a trovare il cosiddetto genius loci che renda unico il luogo ma lo metta in relazione con gli altri luoghi, per esempio distribuiti sui cammini a cui fa riferimento il progetto nel suo complesso. Il concept deve partire da un'analisi del territorio, da un'analisi storica, da un'analisi anche di avvicinamento al monumento, quindi le strade principali, i punti di vista per privilegiare, diciamo, delle viste rispetto ad altre, un'analisi delle volumetrie, dei componenti che costituiscono e concorrono alla bellezza dell'oggetto architettonico per poi riarrivare a una sintesi progettuale finale. Da quel momento inizia un percorso con la sovrintendenza ed eventuali altri organi di controllo territoriale che, attraverso prove parziali e miglioramenti di progetto in corso d'opera, porteranno all'installazione finale con le tarature e la programmazione degli scenari di luce. Fatto questo, non resta altro che organizzare un'inaugurazione che rappresenta il momento di aggregazione sociale e quindi di coinvolgimento del territorio nella sua interezza. Altro elemento fondativo del progetto deve essere l'ottimizzazione energetica. Parlo di ottimizzazione perché spesso non c'era un impianto precedente, quindi è stato fatto un confronto tra il consumo reale e quello teorico di un impianto tradizionale che portasse a risultati simili. L'analisi storica e del territorio ha portato a individuare il rapporto con la natura come l'elemento fondamentale di questo sito e quindi l'illuminazione ha l'obiettivo di tirare fuori questa dialettica tra l'elemento costruito, ovvero il santuario, e le rocce naturali, dove le rocce rappresentano un po' la durezza, la forza della natura, e questo viene espresso con una luce un po' fredda, quasi lunare, e radente alle rocce in maniera tale da creare chiaroscuri di natura teatrale che diano appunto quest'idea di forza della natura. E al di sopra abbiamo un manufatto invece illuminato in maniera morbida e con una luce calda a rappresentare l'accoglienza. Il progetto è stato presentato con degli schizzi, dei disegni, è stato sviluppato anche con delle prove locali a cui hanno partecipato committenza e sovrintendenza e si è arrivati poi al risultato finale che potete vedere e che è stato apprezzato durante una manifestazione storica del presepe che avviene il 26 di dicembre.